quest'ora i comici dovrebbero essere già qui. Mi sembrate un fanciullo che aspetta un bel giocattolo. Oh, mamma mia, cara. E c'era bisogno di trascinarmi fin qui? Non potevamo attenderli in casa, no? Non uscite mai, il pretesto per farvi prendere un po' d'aria. Beh, io non ne avevo bisogno. Una buona compagnia? Ah, di primissimo ordine, ve l'assicuro. I nostri ospiti alla recita ce ne saranno molto grati. Ah, non ne dubito. So che avete buon gusto. A proposito, le attrici sono belle? Le attrici? Oddio mio, che ho avuto il tempo di guardarle, di notarle, no? Davvero? Il carro sta entrando nel cortile. Ah, bene, che i comici passino subito qui. Attrezzi e bauli qui sotto la tettoia. Un momento. Valigia e bagagli personali nelle camere che ho già assegnate e che abbiano tutto quello che chiedono. Voglio che siano trattati con il massimo rispetto e cortesia. Beh, volete farli passare, sì, no, cosa aspettate? E non dalla porta di servizio. Andiamo, su, presto. Mia cara, vi prego di non esercitare su di loro la vostra abituale ironia. Ma no, mio caro, io ho un bersaglio più vicino e più gustoso. Così è finita. Grazie. La Marchesa di Bruyère e io siamo lieti di darvi il benvenuto al castello. E noi siamo grati dell'alto onore che ci avete accordato. E quale lavoro ci farete ascoltare? Ah, beh, a voi la scelta. Il nostro repertorio è molto vasto. Il Piramo, la Silvia, la follia di Cardenio, il traditore punito, il confidente infedele. Nel confidente infedele recito una parte che sembra proprio scritta per me. Sì, bene. Beh, io non sono molto esperto in queste cose, perciò mi affido alla vostra esperienza. Ma mi raccomando che ci siano applausi per tutti. Spesso recitiamo una commedia che per i suoi effetti lazzi, spirito e buffoneria ha il pregio di far ridere la gente più seria. E non cercatene altre, signori miei. E qual è il titolo di questo fortunato capolavoro? Ah, le rodomontate di Capitan Matamoro. Bel titolo, Pervacchio, bel titolo. Io sono felice, mi applaudono sempre a scena aperta. Splendida, veramente una cosa splendida. Se i signori vogliono riposarsi. Grazie, prego, non arda. La nostra madre nobile. Prego. Piace la gente di bassa estrazione. Eh? Vivendo in provincia, il suo gusto si è involgarito. Ma che cosa dite, voi? Io? Niente. No, un momento, ma cosa state dicendo? Ma cosa c'è? Niente, niente, niente. Questo riuolo è un uovo di Norimberga, vero? Ah, avete un occhio da intenditore. Come mi è caro sentirvelo dire. Leandro! E voi, signore? Qual è il vostro ruolo? Nessuno, signore. Io non recito. Ah, è il nostro poeta. Sì, e ci tiene a mantenere l'incognito. Salve! Vi dispiace se vi sono invitata da me? Ma mia cara, voi siete in casa vostra, grazie, e lo sapete. Grazie, ma mi annoiavo. Mio zio è un brav'uomo, ma non fa che parlare di guerra. Uno di questi signori mi farà da cavaliere, spero. Voi, per esempio. Mi dispiace, signora. Ma il mio braccio è già impegnato. E d'altronde io non sono che il cavaliere delle zingare.
Che ne dite, amici? Siamo quasi riusciti a creare un vero teatro. I nostri ospiti saranno più che soddisfatti. Ah, in ogni modo voi lo siete già. E molto. Ascolteremo una bella commedia. Una farsa. Le rodomontate di Capitan Matamoro dicono che sia irresistibile. Io avrei preferito una tragedia storica. No. Oddio. E chi è del nostro amico? Il cavaliere delle zingare. Di chi parlate, prego? Oh, di un tale. Sì, uno di quegli uomini sui quali il palcoscenico esercita un fascino inspiegabile. Vogliamo prendere posto? Prego. Prego. Giovanna? Giovanna, vai a vedere se sono pronti. Se avete accettato di seguire la nostra vita vagabonda, fate almeno uso delle nostre risorse. Ah, vi sta d'incanto. Grazie. Grazie, amici. Molto bene. Ecco, così. Che c'è? Bella fanciulla. Siete pronti? Ah, sì. Pronti. Proviamo un momento. Anche tu. Seguitela, vi condurrà lei nella strada. Su, ragazzi. Pronti. Signore, vi supplico, ascoltatela. No, ecco, tu non puoi mancarmi così di rispetto. E non capisci che io parlo e agisco soltanto per il tuo bene. Ma io Matamoro non lo sposo. No, e poi no. A costo di rimanere per sempre fidele. Oh, che testardo, tu sarai la mia dannazione, ma che cos'hai contro Matamoro? Ma non ho niente, padre mio. Per me non esiste. Per me è un gentiluomo, un prode. Un vigliacco. Taci, sciocca di una sella. E chi parlava con voi? Insomma, pensa che Matamoro accetta. Sì, accetta di sposarti subito. Che degnazione! Un fanfarone brutto come la morte. Sì. E voi vorreste darmi questo fiore di ragazza? Vagabonda pettegola, tu cosa accetti? Preferisco ritirarmi in un convento. La sentite? Il suo cuore si spezza. Insomma, io non parlo con te. Io voglio parlare con Isabella. È o non è mia figlia? Se non lo sapete voi. Oh. Enrico, vorrei parlarvi. Non avete niente da dirmi. Un rubino mi vuol bene. E voi siete. Perché volete costringermi ad essere sgarbato? Ma mi pare che lo siate già. Mi sento male. Credo che morirò. Ci sono qua io a difendervi. Dovesse costarmi la vita. E a quel rodomonte da strapazzo c'è chi ci penserà. Un duello. Oh no, non voglio che Leandro si batta. Leandro? E chi è questo Leandro? Come chi è? Oh. È lo spauracchio dei padri, dei mariti, dei fratelli. È l'amore delle donne giovani e vecchie, nubili e sposate. È l'innamorato che si sogna, che si aspetta, che si cerca. È l'uomo ideale. La giovinezza, la passione, la felicità. Non sa mai nulla delle umane miserie e non ha mai fame, né sete, né freddo, né caldo, né paura, né stanchezza, ma è sempre pronto a fare una serenata, ad arrampicare.
passione e a sguainare la spada per difendere la donna del suo cuore. Ecco, ecco chi è il cavalier Leandro, promesso sposo di vostra figlia. Senti, ora fatemi via, voglio restare solo con mia figlia. Neanche se mi cacciate via con la forza. Oh, Zerbino, ti scongiuro, non abbandonarmi mai. Ah, sì, eh? Adesso vedrai. C'è un eremita, mio buon conoscente, specialista in matrimoni segreti. Oh, non tentatemi, sapete che il mio cuore è vostro, ma devo riflettere. La mia musica vi ispirerà. Non si vuole croire, mignon, o dico vostro. Sembra che lo amiate davvero. Sono una buona attrice, mi sono scritturata per voi. Non c'è che dire, è più bella, la più affascinante. Chi? Lei, la madre. Era vicino a voi prima, non vi parlavo. Isabella, stiamo recitando anche noi una scena di gelosia. Isabella, Leandro! E questo eremita, non andate a prendere accordi. Luce negli occhi miei, vi siete dunque deciso. Sì, ma sbrigatevi che potrei ripensarci. Volo! Sangre y fuego, terra e cielo, fulmini e cannonate. Sono tutti scomparsi? Essi non sanno, mio povero schiapino, che per oggi ho deciso di lasciare nel fodero la mia ammazzatrice.
vedano solo i medici oggi a popolare i cimiteri di cui sono il grande fornitore. D'altronde, la barca atropo mi ha fatto sapere che le sue forbici si sono spuntate a furia di tagliare i fili delle esistenze forzate dalla via Turlindana e che ha dovuto mandarle dalla rotina. E perciò mi riposo. La morte può respirare, ma in quali braccia Marte, mio pallido imitatore, passa le sue vacanze? In quelle bianche paffute di Madama Venere. E anch'io ho voluto umanizzarmi, visto che Cupido non osava scoccare la sua freccia contro un gigante del mio calibro, io faccio un piccolo segno di incoraggiamento. Capito? Tocca a me? Apri! Ecco, io dico che... che significa che siete innamorato come un semplice mortale. Ahimè, soffro di questa ridicola infermità. Ho sottomesso l'intero genere umano, ma una donna fugge ancora al mio imperio. E la mia fronte sarebbe disonorata se mancasse una sola foglia alla corona di mirto e di alloro che la cinge. Capino? Sono qui! Isabella deve chiedermi grazie in ginocchio. Capigliata e piangente. Bussa a quella finestra e intima la resa alla fortezza. Stop. Tac. Siete disonorato? La corona! Mi manca la foglia! E come spieghi tu questa difesa selvaggia contro il mio fascino che non ha rivali? Ah, io me la spiego! Un certo Leandro, sia pur senza il nostro fascino, ha già conquistato la fortezza. Voi avete sedotto il padre e lui ha sedotto la figlia! Leandro! Hai detto Leandro? Proprio così, Leandro! Fulmini e dannazione da questo momento, Leandro! Tu, lingua mia, perdonami se ti sporco con un nome così infame. Leandro può considerarsi defunto e ordinare lui stesso il suo manumento. Ammesso che io gli accordi l'onore della sepoltura. Ma che bella occasione! Ecco appunto il signor Leandro! Tu dategli il fatto tuo e io mi godrò uno spettacolo unico al mondo! Poiché dicono che questo signor Leandro sia un grande spadaccino! Renda vicino a me, mio buon schiavino. Se avessi il fastidio di qualche punzecchiatura, potresti raccogliermi fra le tue braccia. Oh, affrontatelo! Sapete? Sapete chi sono io? No, e non mi importa di saperlo. Io sono Moto Moro, il terrore dell'universo, la provvidenza dei becchini. Dove io passo, puntano le croci. Gli uomini più audaci della terra li ho visti solo di spalle. Ah sì? E adesso ne vedrete uno di faccia? No,
Taglia di coccodrillo e se corna di rinoceronte, la tua porta è aperta. Tu, mia lama omicida, brilla il sole e bevi il sangue di questo temerario. Tu, padrone, tu, padrone. Questi nomi. Non mi sento bene. Perfida lama. Perdure. E se l'ora così tradisci il tuo padrone nel momento supremo. Non so chi mi trattenga dal farti mille pezzi sul mio ginocchio. Questo è il finale, Matamoro non sta bene. Ma tutta la mia scena! Non sta bene, Matamoro. Hai voluto farmi comprendere e il vero cavaliere non deve dimenticarsi in una capua d'amore. Profonda lezione. Apologo morale, d'ora in poi ucciderò un paio d'uomini. Prima di colazione. Leandro, aspetta, signore. Se tentassimo di nuovo di cavar dal fodero questa invitta è filosofica, lama. Ecco l'uomo che mi ha sedotta e ingannata. Matamoro! Erode, fratello mio, puniscilo come merita. Ah, in guardia! E due, ci fate prima tirar fuori la spada? Ma ne ho due io. In guardia, marrano! Emilio! Matamoro! Ebbene, lo confesso. Fu un mio peccato giovanile. Leandro, E allora, Leonardo e Matamoro? Isabella e Leandro, siate felici, come auguro a questo gentile e nobile pubblico, sperando di non averlo annoiato. Cara, accompagnate gli ospiti in camera da pranzo. Io vi raggiungo subito. Prego. Thank you.
Ma chi è? Matamoro? Matamoro? Ma che hai? Matamoro? Ma che cosa? Cosa ti senti? Dimmi, Matamoro! Cosa ti senti? Niente, niente, vi dico. Un capogiro. Ma come sarebbe? Ma perché non mangi? Ma perché? Matamoro? Sì, bravi, tutti bravi, tutti i miei complimenti, bravi. Grazie, Marchese. Sì, anche voi, bravi. E voi impagabile, e soltanto avrei voluto che la vostra scena durasse molto, molto di più. Ho un progetto da esporvi poi, un mio progetto. Beh, ora devo andare, perdonate, ma i miei ospiti mi attendono. A proposito, è preparato per voi nell'altra sala. Bravi, bravissimi, veramente. Grazie. Un po' stanco, vero? Un po' stanco. La parte. Un po' so. Bravi, bravissimi, veramente. Grazie di cuore. Bravo. Ma non vuoi mangiare, Matamoro? Ma rinuncia al personaggio per tornare. Che notte incantevole, ma da un po' di sgomento. Come tutte le ore troppo belle, non si possono mai apprezzare pienamente perché vivendole già si sa che non torneranno più. Siete un poeta, non mi ero ingannata. Oh no, sono un uomo qualsiasi nella cui vita voi avete portato la poesia. Gli ospiti si divertono? E voi dovreste essere lì con loro? No, lì sarei soltanto uno di loro, mentre qui sono l'uomo più fortunato della terra. Lo dite bene, come se fosse vero. Ma è vero. Isabella, non è una battuta. O voi mi farete odiare il teatro? Oh no, non mai. Davvero non siete pentito di averci seguiti? Pentito? Io credo che San Dionigi mi abbia tenuto la mano sul capo in quel momento. Sapete, ora mi sembra impossibile che non siate sempre stato qui con noi. E a me sembra impossibile che voi abbiate sempre fatto questa vita fino da bambina. Oh, certi vostri compagni sono bravissima gente. Ma sono di un'altra qualità, di un'altra razza. No. Io sono una figlia d'arte. E mia madre era una grande attrice, bella quanto brava. E vostro padre? Ah, sì, l'ambiente ti presta. Che atmosfera romantica. State provando una scena, vero? Signora, noi aspettiamo ancora le vostre scuse. Ma certo, ve le faccio di cuore. E voglio congratularmi con voi, ragazza. Avete recitato finemente. Il suo nome è Isabella. Ma non lo conoscevo. Isabella, sicuro. Mi domando se un'attrice riesca mai a essere sincera. Perché?
non è forse una donna come tutte le altre. Voi che ne dite? Non lo so, la mia scarsa esperienza non mi illumina abbastanza. Come fa un uomo a capire i sentimenti di un'attrice? E se per caso questa recita anche nella vita? Lo farà sempre meglio di una che recita solo nella vita. Bene. I nostri discorsi cominciano a diventare troppo profondi. Vi lascio alla luna e alla finzione teatrale. Quella donna vi ama. No. Che dite, vi prendete gioco di me? È gelosa. Isabella. Davvero voi credete che io potrei recitare anche nella vita? Se non lo credessi avrei paura di sperare troppo. Venite, rientriamo adesso. Fa un po' fretta. Thank you.
Pallidissima luna, pallidissima luna innamorata, all'alba dimmi dove ti nascondi nella tua folle corsa. Nella tua folle corsa dietro il sole, dimmi, soavemente tu. Ecco i saluti del signor Marchese. Non c'è gusto a picchiarlo, non fa manco uno strido. Ehi, andiamo. Ma perché non gridavi aiuto? Non chiamavi? Io non potevo, ma qualcun altro sarebbe accorso. Mai. Preferisco le ossa rotte. Preferisco la morte. Al ridicolo. Questi mariti gelosi. Ma lei mi ama? E come? Come potrebbe essere diversamente? Capito? Nessuno si degna di venirci a salutare. È presente troppo, mia cara, a quest'ora. Ma sì, ci hanno pagato magnificamente, non si basta, scusa. Allegra una certa persona, eh? Chissà poi perché. Forse non è difficile capirlo. Forse sì, e forse no. Ma che fanno Leandro e Scapino? Eccoli. Povero Leandro, ma cosa ti è successo? Stanotte è stato assalito all'improvviso. Da terribili reumatismi. Oh. Ed è ridotto così, come se avesse le ossa rotte, vero Leandro? Sì. Come? Come se avesse preso un sacco di legnate. Quasi, quasi. Venite. Venite, vi portiamo fino al carro. Grazie, ma meno gente mi tocca e meglio è. I bauli attrezzi sono caricati, il carro è pronto. Se volete andarvene. No! Grazie. Tieni. E sciogli in un po' di buon vino tutto l'aceto che è in corpo. Oh, grazie. Grazie, signore. Ah, bravo, vedi? Vedi come si ridiventa presto signori? Agli occhi dei marrani come te. Andiamo. Sì, andiamo. Andiamo. Una mano. No. È già ora, eh? Allora. Andiamo. Per roba. Ehi, cos'è il vino? No. Prepotenti perché sono seduti. Matamoro!
cari compagni, perdonate se vi lascio così e se non vi ho detto nulla prima, ma qui le nostre strade si dividono. Sono sicura che rimpiangerete la servetta, ma non sono tanto presuntuosa da credere che rimpiangerete Zerbina. In ogni caso, ho scoperto che qualche volta, fuori dal teatro, la servetta vale la padrona. E così ho accettato una sistemazione in una cittadina dei dintorni. Forse ci rivedremo, e forse no. Ma se un giorno, dovunque voi stiate, sentirete applaudire qualcuno più forte degli altri, voltatevi e mi troverete. Ah, pago la mia penale, naturalmente. Erode, dividi tra tutti i compagni il mio compenso per lo spettacolo. E alla prossima tappa, tre buoni cavalli per aiutare il ronzino del nostro vecchio e glorioso carro. Oh, certo. Ci sono due modi di raggiungere il successo per un'attrice. Tu non puoi nemmeno scegliere. Non hai né l'uno né l'altro. Addio, Zerbina. Addio, Zerbina. Addio, buona fortuna. Addio, addio, amici. Quella smorfiosa, lasciarci così nei pasticci. E se fosse capitato a te? Oh, impossibile. Ah, con le dovute proporzioni, si intende. Perché per te ci voleva un principe, non bastava un marchese. Ma nemmeno un re, se non lo amassi. Tu? Amare qualcuno tu? E basta che con questo intendo farti un complimento, Perché da un po' di tempo io mi domando se una vera attrice non debba amare altri che se stessa. E rinunciare ad essere donna? Il mondo è il grande regno del compromesso. Io non lo ammetto. E io vi ammiro appunto per questo. Il ferro quando lo si urta fa male. Io non ho mai potuto sopportare cuscini di piume. No. A me farebbe così comodo invece, un cuscino di piume. Certo, non avrei mai pensato che Cupido si servisse con te del legno dell'arco anziché delle frecce. Questa non l'ho capita. Maledetti. Buono. Reumatismi. Ci volevi anche tu con i tuoi reumatismi. Non bastava la partenza di Sabina e la malattia di Matamoro. Ho sempre lavorato lo stesso. Sì, ne proviamo rimorso. Sei così debole. Un po' di debolezza. Passerà. A meno che non vogliate liberarvi di me. Oh, Marco, che discorsi sono questi? Tu hai sempre avuto la mania di persecuzione. Ecco tu. Flavio, il barone potrebbe adattare a me le parti di servetta. Ah? Io come nutrice o governante giovane. Fa lo stesso. E tu ricordati, mio galante scapino, che per fare le parti da vecchia, io devo sempre toccarmi da vecchia. Lo so. Io sono molto contento di rendermi utile e mi metterò subito al lavoro. Però ho un favore da chiedervi a tutti voi, miei cari compagni. Chiamatemi Enrico, altrimenti non posso sentirmi uno dei vostri. No, non è possibile, signor barone, no. Va bene, vuol dire che sceglierò un nome d'arte. Ecco. Va bene? D'accordo? Sì, certo, molti poeti lo fanno. Anche voi l'avete fatto come attrici? Ma io non conosco il vostro segreto. Segreto? Oh no, è una parola troppo grande. Ma un giorno ve ne parlerò forse. Qualcosa che cade spesso anche nei drammi. E nelle fate. Le persone si incontrano, si amano,
qualcosa vi divide. Poi nasce un figlio, una figlia. Isabella, io non voglio chiedervi nulla. Voglio soltanto mettervi in guardia. Molte volte quello che ci divide, le barriere insormontabili, sono quelle che noi creiamo dentro di noi. Noi molto spesso diventiamo i peggiori nemici di noi stessi. E se dobbiamo essere... Il povero Leandro non vede l'ora di arrivare alla tappa. Sì, tappa, tappa inutile e oziosa, che servirà solo dal fondo alle nostre risorse. Bravo, cosa faremo dopo? Beh, avremo 4 cavalli, no? Mangeremo i cavalli. Cosa succederà? Se avremo di carne di cavallo. Sì, se facessimo una trottatina, Trottare. Se il povero Ronzino ce la facesse, ringraziatelo se continua il passo. Oh, povero Ronzino. Mi è sembrato di sentire come una voce. Una voce? Io vado a vedere. Mi accompagno. No. Ma sarebbe meglio svegliare gli altri se si trattasse davvero di un lupo. Le donne no, poverette. Meglio lasciarle dormire, sentano meno il gelo della notte. Che succede? Vieni giù. Erode. Si è fatto già giorno? No, non vedi che notte fonde? Non dovevamo fermarci. Il povero Ronzino stava per lasciarci le cuoie. Scendete. Ma perché, cosa c'è? Ma il signor Barone qui ha sentito come una voce. Sì, una voce lontana e vicina allo stesso tempo. Io voglio fare un giro. No, ma non lo sentite, è il vento. Sì. No, è meglio andare a vedere. Vabbè, d'accordo, allora lasciamo di guardia Matamoro, Sì. Ehi, Matamoro! Non c'è! Come non c'è? Mi dico che non c'è. Come? Il suo cantuccio è vuoto. E nel sonno mi è parso di sentirlo passare un po' di tempo fa. Ma come? Allora, presto la lanterna. Voi rimanete qui di guardia. Voi venite con me. Sì, su. Voi due girate dall'altra parte. Vieni, Rode. Matamoro!
Amaro! Matamoro! 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 Ehi! Ehi! Che c'è? Erode! Venite qua! Guardate. Presto, Blasio, la tua borraccia. Sì, subito. No. No, non tormentiamo la sua povera spoglia. Non vedete che è morto? Forse voleva andarsene lontano. Era stanco della nostra pietà. Voleva combattere da solo la sua ultima battaglia. Povero Matamoro. Eccoti ormai al riparo dai calci e dalle bastonate che la tua parte esigeva. D'ora in poi nessuno più ti riderà in faccia. Era un compagno buono e leale. Invadeva tutto il palcoscenico, ma nella vita gli bastava un cantuccio. Egli fu, come dice il confidente del principe, al finale della tragedia. Non possiamo certo lasciarlo qui per le zanne dei lupi. No, 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 certo. Vai intanto a prendere qualcosa per coprirlo. Quel cane poco fa... Ci deve essere una fattoria qui nei dintorni. Già, ma... già. Ma perché? Ma cosa è successo? Non so. Dio, che freddo. Ma dove sono? Dio, che freddo. Ma dove sono? Cosa è? Ma cosa è successo? Cos'è stato? Che? Matamoro. No! Matamoro! Oddio! Aiutami! Oddio! Andiamo a te. E dove? Oh. Poco lontano. Vedrete le lanterne. Aspettaci in pace. Un giorno ci ritroveremo tutti.
là dove le luci della ribalta più gloriosa non arrivano e nessuno ha più bisogno di recitare. E sarà placata la nostra sete di applausi. Addio, Matamor. Presto, presto. Andate a cercare la fattoria, rimango qui io di guardia. Sì, no, rimango io. No, no, Rota, presto. Presto, di là. Sì, sì, va bene, andiamo. Torneremo presto a darvi il cambio. Isabella. Isabella, no. Andiamo. Vie d'errore, tu, il senza padre, che mi fosti figlio, il più vile fra i vili, il mio respinto, e via porto su te le imprecazioni che su te invoco. Non aver mai con la forza dell'asta il suolo antico di nostra gente, non tornar mai là nelle valli d'Argo, ma di mano fraterna ucciso, uccidere cadendo colui che ti sospinse a questo esilio. No, 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 non ci sono, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. La dicevo meglio una volta questa battuta qui. Eh sì, guarda qui, l'imprecazione andava molto meglio. Porta su te le imprecazioni e su te invoco. Non aver mai, senti come va bene, non aver mai con la forza dell'atta il suolo antico di nostra gente. No, no, no. Doveva essere questa, no? Questa è la sì. Ma cos'ha questo cane stanotte? Vai a vedere. Eh? Vai a vedere! Apri! Signore, chiunque voi siate... Blasio! Come va? Bene, aspetta, aspetta. Oh, là, amici, venite, senza paura. Siamo in casa di uno dei nostri, un figlio di Tespi, cioè un benemerito d'Italia. Entrate, entrate, signore e signori, entrate, che il gelo della notte potrebbe fare arrochire i vostri preziosi organi vocali. Signori, io vi presento il celebre Bellon. Sì, celebre Bellon. Celebre, vero che ha celebre tanto la corte quanto la capitale, sì. Senza contare poi la provincia. Conosciamo tutti la sua insigne gloria. Maestro, oh, bello! Leonardo! Oh. La più affascinante delle mie amorose, una volta, Bellon, una volta, caro. Maestro, io vorrei chiedere... Signore, la sorte ci è amica se ci ha portati qui. Isabella! Isabella, no! Questa candida fanciulla è pallida, è più pallida di Elettra sulle soglie della reggia. Gualtiero, Gualtiero, del vino caldo per tutti, presto! Accomodatevi lì, accanto al fuoco, lì, tutti quanti lì. Signor Bellon, il nostro compagno è rimasto nel bosco accanto a Matamor. Conosci Matamor, no?
È morto stanotte. Sì. Mi dispiace. Lo ricordo. È un buon attore. Dotato. Come ti chiami, fanciulla? Isabella. Ah, Isabella. Benissimo. Provvederò al tuo uomo. Leggo nei tuoi occhi che lo ami. Oh no! Intonazione sbagliata. Lo ami. Provvederò io, ti ho detto. Provvederò io a tutto. Bravo, bravo. Vedo che sei sempre il generoso bell'ombra. E che il ritiro rurale non ti ha per niente arrugginito. Ma Gualtiero! Gualtiero, questo vino caldo, Gualtiero! Ecco! Scusate, ecco. A voi. Ecco, grazie. Accomodatevi. Ecco. Avevamo un po' di bisogno. Le disgrazie, monete di rame di piombo dorato. Ma questo è il carro dei comici. Sì, è proprio il carro dei comici. E questa nuova visita non mi diverte affatto. Fermo. Butta giù quel coltellaccio. Signore mio, è vero che fra di voi e me non esiste un patto di amicizia, ma dovete convenire che in questo vostro carro non c'è niente che possa destare la mia attenzione. E allora perché tentavi di rubare? Io? Oh, rubare. Volevo solo che Chiquita si riparasse un po' dal freddo. Era tanto stanca, poverina, che ero costretto a, sì, a portarla fra le braccia. Va bene. Raccogli la tua arma e vattene. La mia arma. La mia navaca. Signore, non offendetela, l'avete già mortificata abbastanza. Questo! Anche questo è un coltellaccio. Dammelo. Dov'è la bella signora che mi ha regalato queste perle? Perché vuoi saperla? Tieni. Grazie. No, non è per te. È per lei. Perché si difenda. Anche da te. Ah, e credi che debba farlo? Certo.
Tu non sei un gentiluomo come Agostino. Eh no, come Agostino no. Andiamo, Chiquita. Andiamo. Persone importanti come noi non sono mai apprezzate al giusto merito. Ecco, bravi, andatevene. E cercate di non trovarvi più sul nostro cammino. Quien sabe, signor. Il destino è già scritto. Quella tournée a Bordeaux. Dove c'era Postino, che si è ubriacato, ti ricordi? Quella sera che ha preso una sbornia terribile. E le papere che ha detto, le papere che ha detto. Bei tempi, dell'ombra. Bei tempi. Sì. Non c'è che dire, bei tempi davvero. Oggi tutto è cambiato. Tutto. E tu sei molto più giovane di me. Ma gli anni passano. Sì, purtroppo passano. Bene, allora... Quando sta vivo rapica, non hai rimedio nella botica. Che significa? Quando questa vipera ti ferisce, non c'è rimedio che ti guarisce. Povera ragazza, vale molto più questa delle mie perle false. Lo terrò per suo ricordo. Dovete dargli retta. Rimanete ancora qualche giorno. Ma non è possibile, vero? Non possiamo più abusare della tua generosa ospitalità. Il povero Matamoro riposa già in pace da 3 giorni. Sì. Con lui e Zerbina abbiamo perso 2 pezzi preziosi del nostro gioco. Consigliateci voi, Bell'Ombre. Io posso raccomandarvi a qualche impresario di Parigi che mi è rimasto amico, non posso. Cioè, e noi intanto aspettiamo qui, No, ma no, non è possibile. Tu piuttosto, Bell'Ombre. Tu hai continuato a studiare le parti, no? Capisco dove vuoi arrivare. Bell'Ombre, diventate il capocomico voi. Ma perché no? È vero che coltivando il mio terreno ho cercato di continuare a coltivare il mio cervello, ripassando vecchi autori e tenendomi aggiornato come posso delle produzioni correnti, ma non torna indietro. Perché? Non sareste il primo a farlo. No. Riconquistereste Parigi. Ma nessuno vi ha dimenticato, vero Leonardo? Lasciate parlare. Non torno indietro. E non tanto perché io sia invecchiato o ingrassato, che se mi inginocchiassi per fare una dichiarazione d'amore. Ai, ci vorrebbero 2 servi di scena per aiutarmi a risollevare. No, ma perché ho pensato che un tempo il pubblico applaudiva in me la mia voce sonora, le mie gambe dritte, il mio portamento galante. Era la bocca buona del pubblico che faceva il mio successo. Non è vero, Bell'Ombre, non è vero, sei troppo modesto. Solo il grande Bell'Ombre può parlare così di se stesso. No, mio caro, l'arte è lunga e la vita è breve. Vi prego, non parlate più di me, ecco. Piuttosto cerchiamo insieme un'altra soluzione. Soluzione. E cosa reciteremo in viaggio da qui a Parigi con pubblici rozzi che vogliono soltanto ridere? In tutte le farse migliori c'è sempre la parte per Matamoro. Io credo che il nostro caro barone voglia consigliarci qualche cosa. Io vi ringrazio di avermi letto nel cuore.
Siete voi che mi date il coraggio di parlare. Io non ho certamente il talento del povero Matamoro. Tuttavia, se volete, prenderò il suo posto e farò del mio meglio. Ma come? Un Sicognac che fa il buffone per il pubblico. No, ma chi volete che si curi più dei Sicognac a questo mondo? La mia casa sta crollando sulla tomba dei miei avi. E in quella tomba praticamente c'ero già anch'io. Voi mi avete teso una mano per uscirne. E io ho approfittato della vostra buona fortuna e non vi sono stato di nessuna utilità nelle avversità. Adesso io vi prego di accettarmi francamente come uno dei vostri. No, ma come? E non crediate che sia un sacrificio per me. Già da tempo, vedendovi sulle scene, io mi sentivo come un mendicante alle soglie di un paradiso proibito. Il teatro vi ringrazia, signor mio. In voi parla la vocazione. E non c'è nessun altro motivo che vi ha spinto a prendere questa decisione? Sì, forse c'è. Ma l'avrei preso ugualmente. Io accetto con entusiasmo. E io mi permetto di darvi qualche piccolo consiglio. Io ho letto nei vostri occhi in questi giorni. Voi potete rinfrescare modernamente le tradizioni dei Matamoro. Meno smorfie, meno tremarelle di gambe, ma coscienza intima del personaggio. Le bastonate non feriscono la vostra carne, ma il vostro orgoglio. Siete indignato con voi stesso della vostra viltà e volete essere coraggioso. Lontano dal pericolo, sognate geste eroiche, imprese sovrumane. Appena il pericolo si avvicina, la vostra immaginazione diventa la vostra più terribile nemica. Sentite prima il freddo delle ferite, il gelo della morte, e allora vi manca il cuore. La ribellione è un puerile impeto di rabbia. E il primo colpo, anche se male assestato, vi piega vinto e tremebondo sulle ginocchia. Con voi il teatro ha perduto la sua gemma più preziosa. No, no, per carità, non ho voluto certo impartire una lezione. Io farò tesoro delle vostre parole. Bene, amici, da questo momento il barone di Sicognac non esiste più per nessuno. Io prendo il posto di Matamoro col nome d'arte, o di guerra se volete, di Capitan Fracassa. Evviva il Capitan Fracassa! Evviva! E che gli applausi sempre vi accompagnino! Evviva il Capitan Fracassa! Capitan Fracassa, l'ultimo dei Sicognac che si trasforma in un buffone prezzolato, che prende schiaffi, calci e bastonate per fare sghignazzare una platea di villani, che si toglie il cappello ed emosinando l'obolo da un branco di servi mentre ha per retaggio il diritto di non scoprirsi neppure davanti al re. Oltre profanazione, io non ci resisto. Padrona deve essere nei guai, caro Miro. Questo accadde anche la notte in cui il defunto barone perse ai dadi il palazzo di Parigi. Adesso qui ci vorrà un restauro e il guaio è che dovrò farlo da solo. Vieni. E se l'avesse fatto per quella leggiadra attrice? Sangue di Sicognac, tu non ti smentisci mai. Vergognati.
Cioè, a quest'ora i comici dovrebbero essere già qui. Mi sembrate un fanciullo che aspetta un bel giocattolo. Oh, mamma mia. E c'era bisogno di trascinarmi fin qui? Non potevamo attenderli in casa, no? Non uscite mai, il pretesto per farvi prendere un po' d'aria. Beh, io non ne avevo bisogno. Una buona compagnia? Ah, di primissimo ordine, ve l'assicuro. I nostri ospiti alla recita ce ne saranno molto grati. Ah, non ne dubito. So che avete buon gusto. A proposito, le attrici sono belle? Le attrici? Oddio mio, chi ha avuto il tempo di guardarle, di notarle, no? Davvero? Il carro sta entrando nel cortile. Ah, bene, che i comici passino su. Mi dispiace, signore, ma il mio braccio è già impegnato. E d'altronde io non sono che il cavaliere delle zingare. Siamo quasi riusciti a creare un vero teatro. I nostri ospiti saranno più che soddisfatti. Ah, in ogni modo voi lo siete già. E molto. Ascolteremo una bella conversazione. Bel titolo, Pervasco, bel titolo. Io sono felice. Mi applaudono sempre a scena aperta. Oh, splendida, splendida. Splendida, veramente una cosa splendida. Se i signori vogliono riposarsi. Grazie, grazie, prego, Leonarda, la nostra madre nobile. Prego. Che piace la gente di bassa estrazione. Eh? Vivendo in provincia, il suo gusto si è involgarito. Che cosa dite, voi? Io? Niente. No, un momento, ma cosa state dicendo? Ma cos'è? Niente, niente, niente. No. Questo riuolo è un uovo di Norimberga, vero? Ah, avete un occhio da intenditore. Come mi è caro sentirvelo dire. Leandro! E voi, signore? Qual è il vostro ruolo? Nessuno, signore. Io non recito. Ah, è il nostro poeta. Sì, e ci tiene a mantenere l'incognito. Salve! Vi dispiace se vi sono invitata da me? Ma mia cara, voi siete in casa vostra, grazie, e lo sapete. Grazie, ma mi annoiavo. Mio zio è un brav'uomo, ma non fa che parlare di guerra. Uno di questi signori mi farà da cavaliere, spero. Voi, per esempio. Subito qui, attrezzi e bauli qui sotto la tettoia. Un momento. Valigia e bagagli personali nelle camere che ho già assegnate e che abbiano tutto quello che chiedono. Voglio che siano trattati con il massimo rispetto e cortesia. Beh,
Volete farli passare, sì, no? Cosa aspettate? E non dalla porta di servizio. Andiamo, su, presto. Mia cara, vi prego di non esercitare su di loro la vostra abituale ironia. Ma no, mio caro. Io ho un bersaglio più vicino e più gustoso. Così è finita. Grazie. La Marchesa di Bruyère e io siamo lieti di darvi il benvenuto al castello. E noi siamo grati dell'alto onore che ci avete accordato. E quale lavoro ci farete ascoltare? Ah, beh, a voi la scelta. Il nostro repertorio è molto vasto. Il Piramo, la Silvia, la follia di Cardenio, il traditore punito, il confidente infedele... Nel confidente infedele recito una parte che sembra proprio scritta per me. Sì, bene. Beh, io non sono molto esperto in queste cose, perciò mi affido alla vostra esperienza. Ma mi raccomando che ci siano applausi per tutti. Spesso recitiamo una commedia che per i suoi effetti lazzi spirito e buffoneria ha il pregio di far ridere la gente più seria. E non cercatene altre, signori miei. E qual è il titolo di questo fortunato capolavoro? Ah, le rodomontate di Capitan Matamoro. Commedia? Una farsa. Le rodomontate di Capitan Matamoro dicono che sia irresistibile. Io avrei preferito una tragedia storica. No. Oddio. E che ne è del nostro amico? Il cavaliere delle zingare. Di chi parlate, prego? Oh, di un tale. Di uno di quegli uomini sui quali il palcoscenico esercita un fascino inspiegabile. Vogliamo prendere posto? Prego. Prego. Giovanna, vai a vedere se sono pronti. Se avete accettato di seguire la nostra vita vagabonda, fate almeno uso delle nostre risorse. Vi sta d'incanto. Grazie, amici. Molto bene. Ecco, così. Che c'è, bella fanciulla? Siete pronti? Ah, sì. Pronti. Proviamo un momento. Anche tu. Seguitela, vi condurrò a lei nella strada. Su, ragazzi.